Nuncio vobis gaudium magnum. Abemus papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. Qui sibi nomen imposuit Franciscum. Significativo anche che un gesuito abbia scelto il nome del fondatore dei francescani, Francesco, una figura grandiosa all'interno della Chiesa Cattolica, San Francesco. Di Papa Francesco I. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma, al suo vescovo, grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro Vescovo Emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso incominciamo questo cammino, Vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese. Un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro. Preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi incominciamo, e chi mi aiuterà è il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per l'evangelizzazione di questa tanta bella città. E adesso vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica, la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Santo Padre Francesco a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle nuove tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Adesso vi darò la benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e donne di buona volontà. Santi Apostolis Petrus et Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus. I Santi Apostoli Pietro e Paolo, nella potestà e autorità dei quali noi confidiamo, intercedono per noi presso il Signore. Beati Michaelis Arcangeli, beati Ioannis Battista, i meriti della Beata Sempre Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, dei Santi Giovanni Battista, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e di tutti i Santi, Dio Onnipotente abbia misericordia di voi e dopo aver perdonato i vostri peccati, Gesù Cristo mi conduca alla vita eterna. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor sempre penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus trio ad vobis, omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei,
omnipotentis, Pateris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et mania semper. Amen.